da un'idea di Francesca Bonfanti. Calcio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'equipaggio di State Bene Così. La sua missione è quella di esplorare nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare là dove nessuno è giunto prima. Bella scivolona mia. Ce la faccio. Come ogni tale misia. Le flatu quello. Evviva la libertà. Ce la faccio. Segnali di emergenza così cernominosi. Vescovo invece è la volante. Questo è il dosso, siamo abituati, è accaduto anche di peggio. Ma uno può venire da me e dirmi, dimmi il mio passato. È facile dire cosa mi succede domani, dimmi il mio passato. No, adesso non ridere perché ti sto offendendo. Io ti sto offendendo. Sì. Non te fa coglionà, ti ha fatto il, il complimento su Francesco. Scusate. Per dirti tu che eri uno stronzo. Certo, certo. Tu sarai sempre la piccola che quando va a cercare di pestare i piedi gli si fa una scureggia in faccia e si rimanda indietro. Sta una casa come pezzo al culo. Sì. Il sesso, ecco, se n'è sceso. Sì. È diventato come un pesce morto. Bravo, ecco, sì. Però diciamo tutti insieme, malocchio non me venga, tanto la buccia di culo te venga. Ma io dico una cosa, no, ma a lui per la prima volta nella mia vita io sono rimasto attratto dal fisico di un uomo. Oh, ma quel fisico lì, io vi giuro, era una montagna, una cosa pazzesca. Dai. La checca finale di questa mattinata è una... Quindi il signor Andrea Sorbi, che vedete qua, è, sembra assurdo, ma il diorà. Io sono qua per fare un giudizio divino, cioè c'ho da giudicarvi tutti. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. The show goes on. Ce la faccio. That's why the lady. Sono mancato un po', però ho sentito una cosa gravissima da tanto. Che è successo? Scarcelli? Il tuo amico, quello dei... è quello che diceva, ma perché prendete il barcone? Con 1500 euro venite... E quel quello che sleppava, quello è un fenomeno, ragazzi. Quello che sleppava ha fatto questo rito magico per Lazio Crotone, dove gli hanno pure rubato il Crotone perché c'era un gol regolare. Sì, vabbè, già fare un rito magico per Lazio Crotone. No, ma poi ha coinvolto pure in studio tutti gli astanti. Ci abbiamo il coro? Ce l'hai pronto? No, ma io dico, ma Caltagirone, lui lavora lì, no? Sì. Ma come fa lavorare chi vuole? Siccome mi dicevano che vuole fare una radio d'elite, eccetera, eccetera, dico, la signora che parla sempre di... anche lì lavora? Sì. La Catoni? Sì. Poi c'è questo? Sì. Poi c'è Petrucci, vabbè, il re proprio di queste porcate. Insomma, devo dire che vabbè, poi c'è... Red Merdman, che insomma... Anzi, mi trovi di Dalla più tardi, Merdman, che la dedichiamo. Senti, dai, no, voglio sentire solo quello. In questo momento la tarantola, scarcello, là com'è? Vai. Veloce. Allora possiamo fare una cosa. Io una volta tanto voglio stare con lei. Vabbè. Per una cosa. Ci dica. Chiedo a Mirko, a Enrico e a lei stesso. Però diciamo tutti insieme. Malocchio non me venga, tanto la buccia di culo te venga. Che porti bene magari col Crotone? Questa allora no, facciamo insieme. Mirko, Enrico, il presidente, pronto? Enrico. Noi già non sono dimenticato. Ragazzi scemi, dai, per favore. No, è bello, pure in coro adesso facevano. Ah, fanno in coro, allora ricomincia, scusa. Che ne so? Da culo te venga. Che porti bene magari col Crotone? Questa allora non facciamo insieme. Mirko, Enrico, il presidente, pronto? Enrico. Noi già non sono dimenticato. Malocchio non me venga, tanto la buccia di culo te venga, ma così. Malocchio non me venga. Pronti al mio 3. 1, 2, 3. Malocchio non me venga, tanto la buccia de culo te venga. Beh, veramente un pezzo alla Fiorello, perdonami. No, davvero, 2, 3. È difficile, io non ci credo. Sì. Dai, l'avete fatto voi in fotomontaggio, questa è una cosa che fai te, io lo so. Sì, era un Photoshop. Che per radio non va. Mignogno. Vabbè. Ah, insomma, poi ti sei perso Ilario, che ha detto che era Scragnetta, è cascato per colpa delle banche. No, pure questo è riuscito a dire. Sì. Per colpa delle banche. Per colpa delle banche Cragnotti è andato lungo, diciamo così, in grande amicizia. È come proprio mistificare, no, la storia. Povero Cragnotti. Gli hanno fatto tutti quello. Ah, guarda Mario mio.
Vabbè, senti, che ci abbiamo oggi? Oggi ci abbiamo due scontri, pensa. Abbiamo nel nostro, nel nostro cartellone, abbiamo... Se lo ripeti, grazie. Zazzaroni contro Melli e Petrucci contro Catoni. Questi sono i due match che vi offriamo quest'oggi, eh? Mario ve li offre proprio a... Bene, cominciamo. C'è entusiasmo, prego. Oggi non sono arrivate le offerte. Io parlo della stagione, questa sì. Stagione. Sì, sì, sì. Io sinceramente penso che non si possano rifiutare 40 milioni. Questa roba dell'Inter mi sembra una cazzata di quelle... mondiali da qui al 31 gennaio, poi se sarà in estate è un altro tipo di discorso. Ah, uno il fischio l'ha fatto uno Zazzaroni, ma l'altro chi l'ha fatto? Cioè oramai è un'unità di misura, questo va in sigla il fischio chiaramente. Andiamo avanti. That's why the lady. That's why. Ma se... no, ma devi fare un altro discorso. Sì, assolutamente sì. Certo, fai un altro discorso. Allora, se tu vendi Szczęsny, chi vai a comprare? Perché mai Alisson non può fare titolare, ditemi quello che volete, ma oggi come oggi non può fare titolare della Roma. Allora, chi vai a comprare? Un portiere importante. Dov'è un portiere importante? C'è rimasto in giro Sirigu. Bene, ma dove stavamo allora? Un po', insomma... siamo arrivati alla Zazzaroni parte terza. A me Zazzaroni però continua a non far ridere. Sono più su. No, manca a me, infatti. Boh. Vabbè, vai. Ah, ricordiamo sempre che Gino Basile, che è il nostro... il grande Gino Basile, ci ha regalato uno l'ultimo, proprio lo Scarcelli, che ti è piaciuto tanto. Vuoi fare anche tu un rito del genere? Vai. Sì, i giocatori attenzionati sono quelli, c'è Nainggolan, Manolas, Rudiger e Strootman, però... Se dici ancora attenzionati, io metto giù. Alisson non l'hai messo però, eh? No, no, ha messo la storia. Ah, abbiamo già messo. Abbiamo messo. Se dici ancora attenzionati, io metto giù. Uno potrebbe rispondere anche sti gran cavoli. Oggi voglio essere buono. Sentiamo un po' un attimo quell'altro, vai. She's broke. No, io ti dico la verità, non credo che forse i cinesi a fine stagione, i cinesi dell'Inter potranno offrire 40 milioni, ma francamente se offrono 40 milioni per Manolas, che cosa devono offrire per De Vrij? Niente. De Vrij, io non offrivo. Sono due anni che non gioca De Vrij. Però lui se l'ha dichiarato, non gli puoi dire niente. No, no, però posso. È un amico condivisa, non è un'opera di sabotaggio. No, no, però De Vrij è fragico. Insomma, 40 milioni per uno fragico. Qui insomma, voi volete un coglione, non presidente. Sì, vabbè, ma pure se era tutto intero è più forte Manolas. Sì, tra l'altro, insomma. Pure se era tutto pieno. Tutto... Allora, adesso la coppia, posso dire una cosa, ributtante proprio, mamma mia. No, il discorso è che o tu decidi di non far entrare determinate persone a Trigoria, non far andare in conferenza stampa, però è una presa di posizione. Non determinate persone, chi parla male ce ne sarà uno di determinate persone, poi chi parla male saranno loro. Uno non entra, io non penso, per Cocci Cabrera diceva, ma quello se non va a intervista a Spalletti se ne esce la ragazza, non credo, perché se lo somando una volta, due volte, adesso al direttore nostro vende per un orecchio e dice, oh, amico mio, è qui. Il direttore nostro è molto comprensivo, no, non abbiamo capire, no, quello che voglio dire, una volta può toccare uno, una volta può toccare un altro, però io turno, chi parla male, tu qui non entri. Esatto. Io e anche una pizzetta sul collo, chiederei, no? Sul coppino, proprio così, uno scappellottino sul coppino. Sì, io penso che poi quella prossima volta ci pensa e non rompere scatola. Perché poi scrivono solo su di noi, lo sapete pure voi, solo su di noi. Ranieri avrebbe dovuto fare le conferenze stampa da solo. No, ma io veramente è talmente dillo, dai, questa dillo, coppia dillo. Mi fa schifo, io posso dirlo, posso, speriamo, però lo so, però fa ridere, dite voi. Avevo chiesto a Gino di non registrarli più, però poi giustamente non Gino ma altri hanno detto, ma guarda, quelli sono quelli che aspettano in tanti, perché fanno molto ridere, cioè, continuiamo con questi due cretini, però va bene, dai, allora il coppino sul collo, dai, sentiamo. Lo so, vero, lo sappiamo, vero, bene, purtroppo in questa melma ci navighiamo. Ti ringraziamo, dai. Grazie a voi, fantastici. Ciao. Un abbraccio gigante. Giriamo questa proposta a Baldessoni, bizzetta, esatto. Divieto di entrare a Trigoria. Maurito, pensaci. Maurito, una bella pizza sul collo, c'è, cioè, uno un po' alto, ma con un saltello ci si arriva pure lì. Esattamente, pure secondo me. That's why the lady is a tramp.
Ooh. She gets too hungry for a dinner at eight now. Hates the theater, but and never comes late. Shh, she never bothers. Ah, forse l'altro. That's why the lady is a tramp. Don't go to crap games. Ma insomma, c'eravamo un po' cervellati, ma abbiamo già sì, trovato alto, il maggiordomo. Certo. Ma quello del giallo, sì, si certo. Dico, ma poi Berucci si sa che insomma. Fior di no, com'era? Un cuor di leone, non fior di che? Fior di verbena. Fior di limone. Un cuor di leone. Petrucci se si arrabbia ti tira un coriandolo addosso. Poi hai sentito Maurito? Chi è Maurito? Tu quanti Maurito conosci? Quello Zara. Vabbè, comunque a me non mi viene da ridere, fanno schifo, che devo fare? Andiamo avanti, dai. Guarda la lega, questa puntata era bene, ti prego registra che la mandiamo tutta l'estate. Ho detto vai avanti, anzi no, non andare avanti, c'è la pausa, bravo che mi hai ricordato. Questi due mi fanno schifo, penso che state ascoltando, state bene così. Ma non vi preoccupate, resterà tra di noi. Lo so, stavo per dire cose che non vanno. La volta è più bello il fuori che il dentro. 25, 20, 50, 70. Ci abbiamo, stiamo facendo, state bene così. Sai che sto per dire? Certo. Allora, 25, 20, 50, 70, 21, 58, 100, per chiamare domani. 65, per chiamare domani, era questo che volevo dire. Bene. Siccome te sei sempre sul pezzo. Uno che dorme. Allora, certo. Allora, detto questo, vai, partiamo! C'è una new entry. Vai. Angeloni. Ale, ma sai cos'è che su me è sbagliato di proprio rilacciarsi, poi ci fermiamo, magari mi rispondi dopo il break, di tutta della questione che è nata dalla domanda sulla Juve che mi è sembrata normalissima, e che se quella stessa domanda viene fatta ed è stata fatta a Strootman e Strootman risponde di no, allora lì la domanda va bene, capito? Allora lì la domanda va bene. E allora ti rendi conto da solo che siamo veramente fuori dal mondo. Sì. Ti rendi conto da solo che certe volte ci si dà in pasto alla gente come nelle arene. She puts in a dime and some ice comes out. That's why the lady is a tramp. She loves the free. Perché parlare del calcio non è una scienza. Uno esprime delle opinioni. Te eri contento che era venuto Dumbia? Sì, che sì. Fate? Sei ammazzato? No, lo confermo. Allora, basta. Lo confermi, vedi? Te lo confermi. Quindi te... conferma che era contento. Confermo che era contento e confermo che ho detto una stronzata. Cioè. Bravo. La vedi? Ma può succedere, no? Ma ci mancherebbe, ma certo. Questo ce l'hai, lo sappiamo tutti. In questo momento c'è ragione Angeloni, però. No, ma infatti, sentiamo. Opinione. Sì, ma io non penso che il problema sia Spalletti, sai. Ma posso stare a sentire gente che Assensi lo chiamava il nano e criticava tutti i giorni e non andava bene niente, fare la morale adesso a chi si permette di muovere una critica nei confronti della Roma, della società o di una partita giocata male? E mi devo sentir dire che siamo prevenuti? Ma Ale, secondo te è normale? Ma chi me la devo far fare la morale? No, per carità, ma sta gente prima di che stava, che faceva? Che adesso si mette lì. Vabbè, non t'arrabbia, Lale, non t'arrabbia. Quello... No, ma non è che mi arrabbio. Sì, mi arrabbio anche. Eppure qui confermo che c'è ragione Angeloni. Ma sbagliare un giudizio su un calciatore è così pericoloso, no, da meritare una condanna a morte? No, ma per me no, ma infatti sto facendo l'avvocato del diavolo. Uno sbaglia un giudizio su un calciatore. Allora scusa, Sabatini, che so 5 anni che dice che Dodò è il miglior terzino del mondo, e bisogna farlo. No, bisogna fare, sicuramente, però io credo che allora. E c'ha di ragione un'altra volta. Si parla Angeloni di condanna a morte, però dico, questi giornalisti non li fanno in Corea del Nord. De che si tratta? Sì, c'ha ragione Angeloni, ma veramente, io sai che sarà buono, non lo so. È che a me mi fanno un sacco ridere, anche se c'ha ragione, però sono tutti molto. Io parlo del concetto. Incazzati. No. Fa sorridere questa cosa che tutti avvelenati. Però no, c'ha ragione. Prego. Hates the theater, but... sì, sì. Non sbaglio? È chiaro che chi fa il meccanico, chi fa l'impiegato delle poste o fa un altro lavoro, qualsiasi altro lavoro, non lo sa
quello che deve essere il compito di un giornalista. Il problema qual è? Che il meccanico, l'impiegato delle poste, si sente giornalista pure lui. E il problema è che io non mi sento un meccanico. E qua fa una difesa di categoria. Vabbè, ah, questa è un'idiozia totale. Questa non è la cosa più intelligente che abbiamo mandato. No, ma è un'idiozia totale. Cioè, praticamente chi fa il meccanico, vedi, non sono ragazzi intelligenti. Io poi lo dico, però c'ho poi sta presunzione che poi anche io mandavo io sta cosa che gli altri sono stupidi. Io sono intelligente, non lo so. Però ti dico una cosa. Dopo hai detto un po' di cose anche giuste calcisticamente, poi dici questa cosa: praticamente il meccanico e chi lavora alle poste non può fare il giornalista, ha detto? No, si sente. Si sente il giornalista, ma è evidente, perché stai parlando di una cazzata, di calcio. Io per esempio non sono giornalista, ma mi sento giornalista perché parlo di calcio. Se però dovessi parlare di economia, non mi sentirei mai un giornalista di economia, perché non ci capisco niente. Il calcio è talmente una sciamenza che tutti ci possiamo, sia il meccanico che è impiegato delle poste, può parlare, può dire se Totti lavora meglio da trequartista o da punta, o tutti i giocatori, Pippo o meno Pippo, che ci abbiamo, possono fare dei movimenti tattici e se sono in grado di tecnicamente di affrontare una partita. Perché noi e voi, soprattutto che siete giornalisti, parlate di stronzate, non parlate di cose serie, è tutto qua. Poi se sento un giornalista, per esempio, è morta la giornalista a 105 anni, tu lo sai? Che aveva annunciato l'inizio della seconda guerra mondiale. Una giornalista inglese, che è stata quella che è uno scoop, cioè non è che sta a parlare, dice, sai? Ha annunciato il secondo conflitto mondiale, è morta a 105 anni e ha fatto tantissime altre cose. Ecco, uno, quella è una cosa, no? Una giornalista, tra l'altro, a 105 anni, perciò pure longeva, eccetera. Io non posso però mettere sullo stesso piatto Angeloni e lei, capisci? Angeloni parla da Roma, da Lazio, di queste cose, eccetera. E l'altra è una giornalista seria. Vabbè, andiamo avanti, senti, fammi sentire i maghi, va, che è meglio. Nessuno mi telefona, come mai? Nessuno mi vuole bene. Questa è la verità, questa è la verità. Pronto? Che c'è? Buonasera. Tutto questo tempo per chiamarmi? Ed è la terza volta che ti chiamo. Addirittura così poco? Sei simpaticissimo, attento come una calamita. Signore, io dico bugie, perché mi ha chiamato? Vuole sapere la verità. Ah, vuole sapere la verità? Sì. Ma io dico bugie, voi mi avete chiamato un ciarlatano. Senta, vorrei sapere, sono stato da 6 anni, lo sapete che faccio. Però devo dire una cosa, le cose buone le capite, eh? That's why the lady. Salvatore chi è? Salvatore. Era un ragazzo che ti voleva. Io vedo che hai fatto l'amore vicino al mare, vero? No. Che era quel vagone di un treno? Diventa ste cose. Perché Salvatore, quanti ci sarà Salvatore? Ci staranno a Napoli, ne saranno 1 milione. Non censiti, ma ci staranno. Poi ci ha buttato una cosa di fantasia. Il vagone. Allora, stava al mare. Voi avete mai visto un vagone vicino al mare? Beh sì, il dai. Vagone delle cabine, forse, non lo so. Il treno che passa praticamente tra Paola e in Calabria, passavo sul mare, Paola Tropea è lì, proprio sull'acqua. Ah sì, ma c'è un pezzo pure che passa, che ne so, sotto Rosignano, fa pure un pezzo anche su, anche a Santa Marinella c'è il treno che ci passa vicino. E tutto, che dici, dove vado a fare l'amore? Vicino alla ferrovia. Io vicino alla ferrovia sempre. Ah guarda, vedo l'ora che passano i Freccia Bianca. Se c'è pure qualche mucca, Freccia Rossa, sai, quelli c'è pure qualche mucca. Ah guarda, che dici, ma i Freccia Rossa sono meglio del Chalice, pensa. The food at Sardi. Tu hai fatto l'amore in un vagone di un treno? Sì, hai fatto l'amore, era un vagone dove portavano le mucche, vero? C'era della paglia, lui ti ha spogliato, tu hai cacciato le tette da fuori e lui ti ha baciato e fatto l'amore, vero? Uè, Lino, ma che vuoi? Fammi fare un sentimento. Mannaggia, io sono passato un maron guai. Lino! Fai spaventare gente.
Lino fa spaventare la gente. Lino fa spaventare la gente, lui no. Hai tirato fuori il zizio e fora. E quindi si è spaventato, ragazzi. Davvero. Mezzo le mucche dove c'era pure la paglia. Vabbè, dove c'era la paglia, ci vedrai San Pietrini. Ma secondo te meglio Gennaro D'Auria con queste cose o la quella signora, come si chiama? La Catoni, scusami. O la Catoni. Ho combattuto. Per me è meglio Gennaro. Fammi sentire un altro pezzo. L'amore tra le mucche, dai, è bellissimo, vai. Mignogno. Lascia lo stare. La mucca, la paglia. Ha fatto l'amore nella paglia, che ci stai male? Tu non hai mai fatto l'amore nella paglia, Lino, con Valeria? Un bacio. Allora, forza e coraggio, che le linee sono libere. Salvatore, perché non sorridi stasera? Ti vedo triste. Ah, stai sorridendo? Con quei denti di Ornella Vanoni. Allora, le linee sono tutte libere. Se le bugie volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete chiamare. Allora, forza e coraggio. Intanto che è morta Ornella Vanoni, gli hanno rubato i denti. Povero, è una cosa bella, bruttissima. Neanche Ribevi lo avrebbe fatto. Beh, se erano d'oro magari. Sì, se erano d'oro, ma non penso che avevano i denti d'oro. Senti, è finita? No, c'era un'altra. Ancora? Bene. Vai. Forza e coraggio. Allora, signori, dentro di me passano i morti qua dentro. Si fermano e parlano loro. Parlano loro e mi dicono tutta la verità. Se voi la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Io non voglio sapere che odore c'ha D'Auria, perché se dentro di lui si fermano i morti, io c'ho paura veramente. È uno studio terribile. Lui veramente crede a quello che dice, che i morti entrano dentro di lui e poi lui c'era... Ti prego, io sono convinto intanto che i vivi entrano dentro di lui, da quello che ho visto sulle foto mi sembra proprio molto chiaro. Ma io finirei qua la puntata, grazie. Adesso però vedo di anche qualche altra cosa sulla Roma, dai. Non lo voglio sapere né come si chiama né dove chiama. Beh, sono fatti suoi questo qua, non lo so. Allora, se lei ha delle parti sue che madre natura l'ha creato così, cioè sono problemi che lei glielo può dare a dire, va bene? Il mondo spertazzo di vacca! Regia, per cortesia, regia, non mi fate ingazzare, vi faccio una fattura mortale. Che facciamo? Salutiamo il grande Marione qua. Ciao Mario! No. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. The show goes on.